internet, patatine fritte e aria condizionata. Queste sono le mie invenzioni umane top 3 di tutti i tempi. Ok, aggiungiamo anche l'acqua corrente. Ora ho un'idea di base sul funzionamento delle prime due della lista, ma che dire dell'AC? Cosa la rende così fantastica? Che tu ci creda o no, devi ringraziare le zanzare per questa invenzione, o almeno i loro antenati. Nessuno le ama nel XXI secolo, ma nel XIX quegli insetti erano un vero incubo. Hanno seminato diverse infezioni, come la malaria. Le cose erano particolarmente complicate nelle zone paludose della Florida. Un medico ed inventore locale, il dottor John Gorry, stava provando a trovare un modo per drenare le paludi dello Stato e mentre era impegnato nell'impresa ebbe questa idea rivoluzionaria. Nel 1841 si rese conto che il problema era dovuto all'aria. Raffreddarla avrebbe potuto risolvere il problema. Il dottor Gorry organizzò così il trasporto di enormi quantità di ghiaccio dai laghi e dai fiumi congelati dal nord del paese nelle camere degli ospedali in Florida. L'esperimento funzionò, ma era assai impegnativo dal punto di vista logistico. Così si ebbe una nuova idea. Nel 1851 progettò un compressore d'aria per creare il ghiaccio con l'acqua. Il meccanismo fu alimentato da un cavallo. Ecco come nacque il concetto di aria condizionata. Ha molto in comune con le AC di oggi. Beh, almeno l'idea di base è la stessa. Alcuni decenni più tardi, l'ingegnere Willis Carrier stava aiutando una casa editrice a impedire che le sue pubblicazioni si increspassero per l'umidità. Progettò la prima unità elettrica di condizionamento dell'aria, con bobine di raffreddamento e filtri dell'aria. Dapprima usò l'acqua fredda come refrigerante e poi installò un compressore di ammoniaca nel suo prototipo. Carrier si rese conto che avrebbe funzionato non solo per riviste, ma anche per umidificare o deumidificare l'ambiente. Brevettò l'invenzione e fondò la Carrier Engineering Corporation nel 1915. L'aria condizionata fece la sua prima apparizione pubblica alla Fiera Mondiale di St. Louis nel 1904. Le 1000 persone nell'auditorium hanno sicuramente apprezzato l'idea del comfort di raffreddamento. Negli anni 20 divenne un bisogno fondamentale per le migliaia di persone che si recavano al cinema per vedere le star preferite di Hollywood sul grande schermo. Gli ingegneri trovarono una soluzione insolita e decisero di modificare i sistemi di riscaldamento per inviare aria fredda attraverso le prese d'aria del pavimento. A quel punto i livelli inferiori erano congelati e i livelli superiori ancora troppo caldi. Ci vollero alcuni aggiustamenti, ma alla fine il problema venne risolto e il Metropolitan Theater di Los Angeles ottenne il primo sistema di aria condizionata pubblica perfettamente funzionante. Il sistema era funzionale per gli edifici pubblici, ma ancora troppo costoso e grande per le case. Ci sono voluti un paio di decenni perché gli ingegneri progettassero qualcosa di funzionale per le case private. Nel 1947 furono venduti 43.000 sistemi e l'AC era installata in centinaia di milioni di case in tutto il mondo. I condizionatori d'aria di oggi lavorano sui principi dell'invenzione di Carrier, ma sono più efficienti dal punto di vista energetico, molto più silenziosi, possiedono migliori diagnostiche e controlli, sensori elettronici e sono fatti di materiali migliori. Trasportano energia termica dalla casa all'aperto. Il sistema cambia la temperatura all'interno, rende l'aria più umida e migliora la sua qualità. Dispone di due parti di base o unità, l'unità esterna e l'unità interna. Ci sono due possibili scenari. Si può avere sia un condizionatore d'aria per stanze o aria condizionata centralizzata. Il modo in cui funzionano è fondamentalmente simile. Se si dispone di aria condizionata centralizzata, ci saranno una unità interna e una unità esterna. Se si dispone di aria condizionata per stanze, il sistema può essere installato in una sola o in tutte. Vi parlerò del tipo di condizionatore centrale perché è quello che ho. Allora, andiamo fuori a controllare l'unità esterna. Si differenzia da modello a modello e da marchio a marchio, ma generalmente sembra una scatola con un ventilatore e si trova solitamente nella parte posteriore o nel lato della vostra casa. In grandi appartamenti o uffici, queste scatole vengono installate vicine come uccelli, solo che non sono così carine. L'unità esterna è costituita da un compressore, una bobina di condensazione e un ventilatore. Un altro elemento indispensabile in questo processo è il refrigerante. Viaggia attraverso l'intero sistema, collega l'unità esterna all'unità interna e non è un dettaglio, ma un fluido di raffreddamento. Il calore dell'aria all'interno della casa si mescola con il refrigerante, che si muove attraverso il compressore e alla bobina esterna. Il refrigerante può passare da liquido a stato di vapore ed è utilizzato più volte. Il compressore funziona come una pompa che continua a farlo fluire avanti e indietro attraverso l'intero sistema. Si comprime e poi si muove attraverso la bobina del condensatore.
È importante comprimere il più possibile il gas, perché più alta è la pressione, più alta sarà la temperatura. È necessario che il refrigerante sia più caldo dell'aria esterna. Il calore si sposta naturalmente da corpi più caldi a corpi più freddi. L'aria esterna entra nella bobina del condensatore attraverso la ventola. L'aria calda della vostra casa si disperde nell'aria esterna. Il refrigerante, dopo aver fatto il suo lavoro con successo, si raffredda, si trasforma di nuovo in gas e torna all'interno e il processo continua e continua. Ora è chiaro cosa succede all'esterno, ma l'unità interna? Torniamo in casa. Quindi dicevamo che ci può essere un'unità interna in ogni stanza della vostra casa o in quelle che avete bisogno di mantenere fresche, oppure nell'armadio o nel seminterrato o da qualche parte all'interno della vostra casa. Per farlo funzionare in tutta la casa serve un termostato e ventole per l'aria sia in andata che in ritorno. Anche l'unità interna è una scatola con una serpentina e un motore a ventola proprio qui. La bobina evaporante, la valvola di espansione, la scheda e il filtro. Quando nella stanza diventa troppo caldo, il termostato invia un segnale di SOS alla scheda. Questo accende il motore del ventilatore. L'aria calda dalla stanza viene aspirata attraverso le bocche di ritorno. Poi incontra il refrigerante. A questo punto l'aria perde il suo calore e la sua umidità. Ma visto che il refrigeratore assorbe il calore, diventa così caldo che non è ancora pronto per soddisfare le bobine dell'evaporatore. La valvola di espansione aiuta a scaricare un po' di vapore e perdere un po' di pressione. Il refrigerante passa da liquido a gas ed è pronto a muoversi sopra le freddissime bobine evaporanti. Il refrigerante, ora freddo, si muove attraverso piccoli tubi di cui è fatta la bobina dell'evaporatore. Diamo al refrigerante un po' di tempo per assorbire abbastanza calore dall'aria interna. E, fatto, è pronto a passare al compressore. E sapete cosa succede lì, nell'unità esterna? Tutto questo sta accadendo allo stesso tempo e in un ciclo senza fine. Beh, finché il termostato non decide che la temperatura desiderata è raggiunta. Lo spegne prima che faccia di nuovo caldo nell'ambiente. Poi ricomincia. Il calore è spinto fuori e l'aria fredda entra diffondendosi in tutta la casa attraverso le bocche di alimentazione. Ogni singolo dettaglio del condizionatore d'aria è importantissimo e se uno solo di questi si spegne, l'intero processo si fermerà. Spero vivamente che non succeda, visto che fa caldo qui dentro. Quindi, vedete che i condizionatori hanno fatto molta strada per diventare efficienti come oggi. Ma il progresso non si ferma mai e gli scienziati stanno lavorando su nuove tecnologie per rendere i AC più efficienti dal punto di vista energetico, eco-friendly e più belli sia all'interno che all'esterno della casa. Ehi, non ti è venuto un brivido alla schiena? No? Ok. Se hai imparato qualcosa di nuovo oggi, metti un like e condividi il video con i tuoi amici. Abbiamo altri video che ti potrebbero interessare. Clicca a destra o a sinistra e ricordati di restare sul lato positivo della vita.